Buonasera agli ascoltatori di Filo Diretto, siamo qui stasera con Fabio Ganci, il segretario del Partito Democratico di Monreale. Buonasera. Fabio Ganci ha voluto sostenere proprio l'idea di portare avanti le primarie a Monreale per la candidatura per le amministrative 2014. La prima domanda che voglio farle è proprio questo: non sarebbe stato più facile scegliere un candidato in seno al Partito Democratico Monrealese, che è stesso un partito numeroso, molti tesserati, c'è cioè un direttivo abbastanza nutrito, quindi perché le primarie? Ma io vorrei citare Majakowski, partito esci fuori dalle tue stanze. Questo è il motto che sta animando ormai da un anno e mezzo la mia segreteria. Noi abbiamo proprio voluto evitare che il candidato alle primarie del PD potesse essere scelto all'interno delle stanze da 35, da 40, 50 persone, senza tener conto quella che è la reale volontà dei cittadini. Ed è per questo che noi abbiamo lanciato questa proposta di far scegliere ai cittadini, cioè i cittadini sono i veri attori protagonisti di queste primarie, che con il loro voto libero, responsabile, potranno scegliere il candidato sindaco del Partito Democratico da proporre alla città. Le primarie nascono anche per dare una certa visibilità al partito, infatti in questi giorni anche tutti i mass media monrealesi stanno parlando di questi candidati, quindi sicuramente si fa molta pubblicità, ma nel momento in cui dovesse esserci una scarsa partecipazione, si potrebbe parlare di fallimento e cosa accadrebbe? Guardi, come tutte le cose umane, vi può essere in tutte le cose umane vi è il successo, ma bisogna tener conto della possibilità del cosiddetto fallimento. Per noi è già importante, è stato importante aver dato alla città di Monreale un modello alternativo, di partecipazione alla vita, politica. Non vogliamo deleghe in bianco, vogliamo che i cittadini partecipino e possano, ripeto, scegliersi i loro candidati. Quindi non credo che, in base all'affluenza numerica si possa parlare di flop, perché il reale obiettivo è quello di aver fatto partecipare i cittadini alle scelte attive, per la indicazione del candidato sindaco. Questo praticamente è legato, comunque non possiamo dire di no, è legato anche ai numeri. Secondo voi quanti elettori dovrebbero presentarsi per parlare comunque di un buon risultato alle primarie? Ma un buon risultato sarebbe sicuramente tenuto conto, diciamo, della scarsa affezione che negli ultimi anni indubitabilmente si è registrata, anche insomma, in tutte le elezioni che si sono svolte, elezioni politiche, elezioni regionali, elezioni amministrative. Io ritengo che un risultato di 1.200-1.400 persone che vengono a votare possa definirsi come un risultato soddisfacente. Nel caso in cui, per assurdo, abbiamo 500 elettori e quindi io magari parlerei di fallimento, in questo caso si può pensare di ritirare la candidatura per cercare un candidato ancora più forte? Ma vede, io non so cosa accadrà domani, nel senso se uscendo da questa stanza non so cosa mi può accadere. Il risultato, quindi fare queste previsioni, mi sembra un po' come cercare di guardare al futuro, facendo delle previsioni astratte. Sulla base delle firme che vengono raccolte dai candidati sindaci, ripeto, che ciascuno di loro dovrà portare tra il 25 e il 30 settembre almeno 300 firme a sostegno della candidatura. Quindi un risultato minimo di almeno 800-900 proprio è il risultato più basso che si possa immaginare. Alcuni esponenti del Partito Democratico hanno proprio palesemente dichiarato che nessuno di questi candidati potrebbe permettere al PD di vincere le amministrative 2014. C'è qualcuno all'interno del PD che sta marciando contro per appoggiare eventualmente un quarto candidato?
Io la ringrazio innanzitutto per questa domanda, perché mi dà la possibilità di fare un po' la storia di come si è arrivati a questo regolamento delle primarie per queste primarie. Dunque, tutto parte all'incirca verso la fine di maggio, quando in una riunione di direttivo su 22 persone, 19 hanno approvato di scegliere il candidato sindaco da proporre alla città attraverso le consultazioni primarie. Su 22 ci furono 19 voti favorevoli e 3 astenuti. Dopodiché è incominciato un lungo percorso, perché all'interno di un partito è importante discutere, è importante confrontarsi, perché gli uomini soli al comando, come ti hanno dimostrato, che portano alla rovina in realtà. E alla fine si approvò la bozza definitiva del regolamento delle primarie, che permetteva a chiunque iscritto del PD o che si fosse iscritto al PD di potersi candidare alle primarie. Ecco, la scelta dei tre non è stata vi è stata prima, diciamo, una preselezione. Tutti potevano candidare, io potevo candidarmi, Walter Miceli, io faccio il nome di un mio carissimo amico, poteva candidarsi, ex segretario, Roberto Gambino poteva candidarsi, Mimmo Russo, sto citando gli ex segretari, tutti potevano candidarsi, per varie vicissitudini. Io per esempio non mi sono candidato perché ritengo di essere più utile alla guida del partito a livello istituzionale, quindi cercando di fare in modo che tutte le varie identità di questo partito possano trovare una linea comune. Quindi, certo, c'è anche un candidato, a parte candidato delle scorse amministrative Zucco, c'è anche un deputato. Tutti potevano candidarsi, perché loro non abbiano fatto questa scelta, non sono io la persona indicata a rispondere. Io quello che posso dire è che tutti potevano candidarsi. Si è dato uno spazium deliberandi, cioè più di 20 giorni di tempo dal momento in cui abbiamo detto da oggi passano 20 giorni per poter decidere se candidarsi o meno. Dopodiché hanno offerto la propria disponibilità i tre, che sono Massimiliano Biondo, Vittorio Di Salvo e Salvatore Leto. E quindi evidentemente, se nessun altro ha ritenuto di offrire la propria candidatura, vuol dire che tutto il partito, in tutte le sue identità, in tutte le sue anime, si è riconosciuto in questi tre nomi. Quindi mi sembrerebbe assurdo che qualcuno potesse, come dire, tornare indietro sui suoi passi cercando di boicottare prima, anche perché, voglio dirlo subito, non è che si boicotta il partito, non si boicotta il segretario, è un boicottare la partecipazione della gente. E ritengo che non ci sia nessuno all'interno del Partito Democratico che abbia, diciamo, questa follia. Quindi, una volta fatte queste elezioni, che saranno il 15 ottobre, 13 ottobre, la corretta. 13 ottobre. Uscirà fuori il candidato sindaco per le amministrative. Non da proporre alla città, il candidato sindaco del PD da proporre alla città. È importante questo passaggio. Noi non abbiamo la pretesa di poter vincere le elezioni da soli, sarebbe bellissimo, ma non abbiamo questa pretesa. All'indomani, cosa accadrà all'indomani? Una cosa molto semplice. Il candidato sindaco, quello che uscirà vincente dalle primarie, insieme al partito, perché il partito non si fa da parte, il partito è sempre parte importante, sceglie attraverso questo strumento delle primarie il proprio candidato sindaco e da quel momento tenta un dialogo con tutte quelle forze politiche che in linea teorica decidono di appartenere ad un percorso di centro-sinistra, ci si siede ad un tavolo, se vi è la possibilità di un progetto comune, sicuramente in quell'occasione il Partito Democratico farà valere la sua forza ed proporrà il proprio candidato a sindaco per quella coalizione.
quindi potrebbe palesarsi la possibilità che esca fuori da questa coalizione un altro candidato proveniente da un altro gruppo. Nel caso in cui si dovesse, ma guardi, cioè quello eventualmente è un passaggio successivo, perché attualmente molto, come dire, si parla di ipotesi che non stanno in campo, cioè dico per esempio una delle critiche, gliela anticipo io, che viene fatta è: ma c'è il rischio delle primarie di coalizione, così lo dico io, così lo sfato direttamente io, e perché non sono state fatte prima di coalizione? Io rispondo diciamo pubblicamente a chi mi fa questa domanda, dicendo che per svolgersi le primarie di coalizione vi doveva essere una coalizione. Noi abbiamo avviato delle trattative con gruppi politici, evidentemente ancora i tempi non erano maturi e quindi non si è raggiunta alcuna coalizione e quindi non era possibile svolgere alcuna primaria di coalizione. Abbiamo deciso noi di far partecipare la gente facendo svolgere le primarie di partito, dopodiché, ripeto, se vi saranno forze politiche che vorranno condividere col Partito Democratico un progetto, ci sediamo. Una discriminazione, cioè un qualcosa, un paletto fermo. Noi vogliamo, questo lo dicono tutti, ma noi possiamo permetterci di dirlo con forza, noi vogliamo che il benessere dei cittadini sia al primo posto, e questo emergerà sicuramente nei programmi che noi andremo a proporre, per cui per noi, per esempio, non vi devono essere degli uffici pubblici da cui poi emergono dei candidati sindaci, perché molto probabilmente la gestione è magari un po' allegra. Ecco, la massima trasparenza, l'applicazione del codice Vigna deve essere rigorosa, e vogliamo eliminare tutte le varie prebende che nel corso di questi anni sono state elargite ai sodali dei uomini politici che hanno, diciamo, governato la città di Monreale. Allora, segretario Ganci, lei è tra gli autori del regolamento delle primarie, quindi ci spieghi tecnicamente come funzioneranno. Allora, funzioneranno così: entro tra il 25 e il 30 settembre i tre candidati dovranno portare al comitato organizzativo almeno 300 firme a sostegno della propria candidatura. Fatto ciò, se queste firme ovviamente verranno controllate, una volta che saranno stati superati i requisiti minimi di partecipazione, perché queste firme vanno effettivamente da 300 a 450, il minimo è 300, superato questo primo sbarramento, quel punto i candidati saranno non più solo candidati in pectore, ma candidati a tutti gli effetti, e continuerà la raccolta delle firme per preiscriversi alle primarie del partito, e la preiscrizione potrà essere fatta entro giorno 10. Ecco, una rivoluzione delle primarie, per cui ci pregiamo noi del Partito Democratico di Monreale, che dettiamo regole a tutto il Partito Democratico Nazionale, è che noi i voti non li accattiamo per strada, non ci sarà quel fenomeno per cui la domenica del 13 ottobre le persone saranno fermate per strada a chiedere il voto. Occorre pre-registrarsi prima. Ci si preregistra o attraverso il sito online o attraverso la sottoscrizione di moduli, in modo tale che quando una persona va a votare deve essere, come dire, responsabilizzato, ha scelto di votare, non è stato chiamato a votare. Okay. I seggi dove saranno dislocati? I seggi, noi stiamo facendo un grandissimo sforzo organizzativo per far votare non solo Monreale Centro ed Aquino. Monreale Centro ed Aquino voteranno al collegio di Maria, ma stiamo allestendo dei seggi anche a Pioppo, a Grisì e a Villa Ciambra, perché i cittadini delle frazioni sono cittadini di Monreale, non sono cittadini di serie B. Mi si permetta una cosa, dico, mi auguro che apprezzino questo nostro sforzo
e che si rechino alle urne in modo massiccio. Ha dimenticato San Martino. Loro dovevano San Martino, no, poi San Martino. Ci sarà anche un seggio a San Martino. Sì, ci sarà anche un seggio a San Martino. Una breve descrizione dei tre candidati. Ma guardi, io non la posso fare in modo singola perché mi sono imposto di non schierarmi con nessuno, perché mi schiero dalla parte del partito. Vede, è ovvio che quando vi sono tre candidati o più candidati, è ovvio che all'interno del partito si decide di schierarsi per uno piuttosto che per l'altro. Però è importante che all'interno di un partito vi sia chi si configuri come il garante delle regole. Ecco, io sono il garante delle regole. Posso dire che sia Massimiliano, che Salvatore, che Vittorio sono delle persone valide. La critica che viene rivolta è che non sono persone conosciute. Beh, lasciatemi dire una cosa: se questa è la critica, le persone note, le persone conosciute, abbiamo visto come in questi 20 anni hanno distrutto Monreale. Quindi ben vengono le persone non note ma capaci, piuttosto che quelle note e che non hanno saputo rendere un servizio alla cittadinanza di Monreale. Ultima domanda: esiste un preaccordo tra i candidati, nel senso che i due che usciranno perdenti alle primarie potranno avere un seggio, spettare un seggio in un'eventuale giunta o no? Guardi, il Partito Democratico si è sempre contraddistinto per non fare discorsi di poltrone. Io ringrazio i tre candidati che hanno deciso di dare, come dire, di dar forma alle primarie. Nessuno di loro ha una rete di protezione, come giusto che sia. È ovvio che vi sarà sicuramente un impegno da parte di tutto il partito nel riconoscere la dedizione e lo sforzo che questi tre candidati stanno in queste ore, in questi giorni facendo, non solo per la propria campagna elettorale, ma per dare un'immagine così vivace, così nuova, così dinamica al Partito Democratico. Ma di poltrone ovviamente non se ne parla, perché il Partito Democratico non è affascinato dalle poltrone. Benissimo, ringraziamo il segretario Fabio Ganci per l'intervista rilasciata. Buona serata. Ok, grazie a tutti, buona serata.